Buongiorno, siamo le ragazze e ragazzi di BookBlog, siamo qui con Silvia Vencivelli. Se dovesse usare tre parole per descrivere i padri della medicina di cui parla nel suo libro, quali userebbe? Io ho usato eroi, folli e rivoluzionari, però l'ho usato al femminile perché mi sono riferita alla medicina tutta e a una prassi medica che effettivamente non ha riguardato soltanto singoli, ma che è stata una cosa di comunità molto poco raccontata e secondo me molto interessante anche nelle letture che possiamo darle oggi. Lei è giornalista e medico, come è riuscita a unire queste due passioni? Semplicemente non facendo il medico. No, io sono medico, però questi sono lavori esclusivi, non è che uno fa il medico per hobby o fa il giornalista per hobby o lo scrittore per hobby, cioè sì, forse lo scrittore qualcosa, ma insomma io mi sono laureata in medicina, poi ho seguito un percorso di comunicazione, nel frattempo mi sono abilitata e quindi faccio tutto, sì, sono un ircocervo, è difficile definirlo abbastanza, in maniera abbastanza, cioè è un percorso forse che abbiamo fatto in pochi, quindi... Non esiste un modo migliore di così per parlarne. Durante la storia della medicina spesso si parla delle donne. Secondo lei a cosa è dovuto? Veramente le donne non hanno fatto nulla? No, non è che se ne parla spesso, non se ne parla quasi mai nella storia della medicina. No, non è che non hanno fatto quasi nulla, no, hanno fatto quello che hanno potuto fare. Quando l'hanno fatto l'hanno fatto bene, male, esattamente come gli uomini, non è che sono migliori o peggiori. Solo che a lungo è stato impedito l'accesso delle donne alla cultura scientifica, al lavoro scientifico, alla ricerca scientifica e anche a quella medico e clinica. Infatti è storia abbastanza risaputa che fino a pochissimo tempo fa anche le sperimentazioni farmaceutiche avvenivano solo su pool di pazienti di sesso maschile. Che sono più gestibili probabilmente, non lo so, sono più uniformi, però appunto in tutto questo le donne si sono trovate sempre svantaggiate, sia come mediche sia come pazienti. Grazie.